Siamo al Crowne Plaza Stabia di Sorrento, al workshop Customer Care promosso da Vodafone e abbiamo davanti a noi il dottor Umberto Costamagna, presidente di AssoContact, è l'associazione che raccoglie tutte le imprese che operano nel settore. Dottor Costamagna, call center e teleselling, lei poco fa diceva non più centri di chiamata ma centri di contatto o di web contact. Quanto sta cambiando questo lavoro? Sta cambiando tantissimo rispetto appunto alla vecchia immagine dei call center, dove c'erano delle persone che chiamavano semplicemente i propri interlocutori. Adesso le nostre imprese si sono trasformate proprio in dei luoghi di contatto, dei luoghi dove i nostri operatori gestiscono la relazione con i clienti e la gestiscono con tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione, dal telefono, ma non solo, al web, alla chat, al co-browsing, eccetera. Quindi vuol dire proprio questo, un'evoluzione da un'azione di pura vendita a un'azione di relazione e di contatto, quindi molto più incisiva, molto più completa, molto più globale. Puntare non sulla quantità ma sulla qualità, ovvero sulle persone. Cos'è che la sua associazione si prefigge di fare proprio per coniugare le istanze dei lavoratori, delle imprese e dei committenti? Ma guardi, lo diciamo ormai da anni, questo settore può sopravvivere solo se in bocca lo ha già fatto, ma se continua con efficacia e con attenzione la via della qualità. E la qualità passa dalla gestione delle risorse. Non so quale pensatore, organizzatore, consulente italiano ha detto questa frase. Nel futuro delle nostre imprese, le risorse umane non saranno una strategia, ma saranno la strategia, l'unica strategia attraverso la quale dovranno passare necessariamente le filosofie e gli obiettivi aziendali. Noi crediamo che le persone fisiche, i ragazzi e le ragazze che lavorano nei nostri call center, dovranno sempre di più essere proprio degli artefici, dei professionisti della relazione, non dei venditori o degli operatori di call center. Nel corso del seminario lei ci ha fatto un riferimento che ha fatto un po' sorridere la platea. Maria perde il lavoro, dopodiché un po' di babysitter, poi un po' di Certo. call center, ma di lavoro nulla. Di lavoro vero nulla, e questo è il dramma mediatico italiano, cioè il call center non viene considerato come un lavoro vero e questa è la scommessa di AssoContact, che devo dire anche grazie a committenti come Vodafone ci consente di farla, cioè far sì che questo lavoro, che questa professione venga sempre più colta come un lavoro normale, un lavoro in cui si può crescere, un lavoro in cui ci si può formare, un lavoro che può essere anche il lavoro per tutta la vita. Io non credo, certo ci sono le realtà di persone che lo utilizzano per pochi tempi, per poco tempo, mentre studiano all'università o in una situazione, come dire, accessoria, ma perché no? Noi crediamo che invece ci siano anche delle realtà dove l'operatore di call center deve diventare una professione della relazione con il cliente, e questa professione può durare anche tutta la vita se opportunamente formata, motivata e sviluppata. Il teleselling sembra sempre di più la parte più sofisticata del trattamento telefonico. Se dovesse fare un invito o un monito ai giovani, cosa direbbe? Ecco, di avvicinarsi a questa professione con la curiosità, con l'entusiasmo con cui si possono avvicinare a una professione nuova, che non è quella del venditore, non è quella dell'operatore di call center, è l'esperto di relazione con i clienti. Cosa c'è di più bello che gestire una relazione efficace con l'asset più importante dei committenti, il cliente finale? Una volta nei curriculum si ricorda, le persone dicevano: cosa vorresti fare? Vorrei una professione a contatto con la gente. Ecco, questa è una professione a contatto con la gente in cui l'operatore diventa il protagonista di una relazione. Ed una sollecitazione alle imprese che aderiscono alla sua organizzazione? Ma di continuare la strada della qualità. Certo, si fa fatica in questi periodi, in questi mesi, quando dal mercato vengono dei segnali quasi in controtendenza a continuare ad andare avanti e a credere nella via della qualità. Noi ci crediamo, riteniamo che sia l'unica strada percorribile. Dottor Costamagna, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie molto.